La trasmissione è offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent. Ben ritrovati anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Torneremo al villaggio Coldiretti di Torino, che nel centro del capoluogo piemontese ha portato le eccellenze del cibo a chilometri zero e molti dibattiti attorno al settore agricolo e agroalimentare. Quindi visitiamo in prima battuta altre aziende presenti al villaggio Coldiretti torinese. Proseguiamo la presentazione di alcuni produttori in vendita diretta presenti al villaggio Coldiretti a Torino. In piazza Castello c'era un grande mercato di Campagna Amica con 160 produttori in vendita diretta provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Presenti anche alcuni produttori delle aree terremotate del centro Italia. Ortofrutta biologica in una bellissima vetrina dai mille colori. Che cosa ci avete portato? Beh, sicuramente fiori di zucchina e zucchine appena raccolte stamattina prestissimo per averle fresche, e poi pane in pasta madre prodotto nel nostro laboratorio aziendale con il grano che produciamo secondo i criteri dell'agricoltura biologica. Voi siete anche un'azienda sociale, cosa vuol dire in concreto? Sì, da anni ci muoviamo col supporto di Coldiretti Torino su progetti di agricoltura sociale, quindi inserimenti di soggetti svantaggiati, rifugiati politici all'interno della nostra azienda, con lo scopo insomma di inclusione lavorativa ma anche di ortoterapia, cura e riabilitazione. Un altro aspetto importante di questo mercato molto bello è anche la spesa sospesa. Come sta andando? Sta andando bene, sì, le persone sono molto sensibili ed è sicuramente un'ottima iniziativa, visto comunque il periodo e le esigenze che ci sono, e c'è una buona risposta nei clienti. Alla scoperta delle eccellenze valdostane con Eric Verraz, che è responsabile di Campagna Amica Valdostano. Buongiorno a tutti. Siamo qui al villaggio con una decina di aziende che rappresentano un po' tutti i settori. Iniziamo con la Fontina, che forse è il prodotto che nel Piemonte soprattutto è conosciuta di più, essendo regione confinante. La produzione zootecnica da noi rappresenta l'80% dell'agricoltura, e di questa parte zootecnica la fa da padrone ovviamente la Fontina, prodotta con latte durante l'inverno, con bovine alimentate con fieno valdostano, ed estate invece sono all'aperto, quindi vanno al pascolo, e non c'è di meglio per ottenere un ottimo prodotto, essendo che il bestiame mangia erba sicuramente pulita perché è in quota, e seconda con una biodiversità enorme perché ci sono tantissime infiorescenze, tantissime essenze alpine. Altro prodotto che diciamo caratterizza la montagna, visto che abbiamo parlato di alpeggio, sono le erbe officinali. Abbiamo quindi un'azienda che produce una linea corpo basata sulla stella alpina, o meglio il prodotto di punta è la stella alpina, per poi passare ad altre aziende diciamo più di fondovalle, che vanno dalle produzioni frutticole, quindi le mele, altro prodotto principale diciamo come coltivazione. Oggi abbiamo succhi di frutta, aceti e il sidro, che è uno dei prodotti che sta nascendo adesso negli ultimi anni. Ecco, il sidro forse è più conosciuto negli ambienti francesi e svizzeri, e noi ci stiamo un po' portando con questa novità. Quindi avete portato veramente l'eccellenza della Val d'Aosta e anche le produzioni di nicchia. Sì, l'obiettivo era quello di far conoscere tutta la Valle d'Aosta a 360 gradi, dopodiché per chi vuole tutte le seconde domeniche di ogni mese facciamo il mercatino di Campagna Amica sotto i portici nel cuore di Aosta, nel Salotto Buono di Aosta in Piazza Chanù, dove ci sono ovviamente più di 30 aziende che rappresentano ancora di più l'ambiente valdostano.
E dopo la presentazione di Eric Verraz non potevamo venire a conoscere le produzioni del formaggio della Val d'Aosta, in particolare della Fontina. Fontina, sì. La Fontina è un prodotto che si fa ancora due volte al giorno, mattino e sera, e con latte fresco e senza niente di particolare. Cioè. Quindi come nasce la Fontina? La Fontina si munge, si mette subito fermenti e caglio, si lascia riposare per 40-45 minuti e poi si rompe la cagliata e si mette sul fuoco e si scalda fino a 46 gradi. E per un'oretta, un'ora e venti, finché poi si mette nelle sue fasciere normali e si le pressa. Voi però non avete portato solo la Fontina, che è un'eccellenza, ma anche altri formaggi in particolare? Abbiamo portato delle turme di latte riposato, perché mettiamo ancora il latte nelle caldaie a riposo 24-36 ore, togliamo la panna a mano e con quel latte facciamo delle turme. Le abbiamo portate sia naturali che coltivo selvatico che cresce in Valle d'Aosta e del ginepro. Quindi un gusto sopraffino e anche un sapore. È un vecchio gusto della Valle d'Aosta, perché ormai si passano i latti nelle scrematrici e noi invece no. Non rispettate vogliamo. La tradizione e la riscoprite. Esatto, esatto. E i consumatori qui al villaggio che cosa vi chiedono in particolare? Ma sono molto soddisfatto. Allora, intanto la Fontina, perché è il prodotto proprio tipico della Valle d'Aosta, però di assaporare anche questi vecchi sapori di una volta, perché non c'è più gente che fa il formaggio in quella maniera lì, purtroppo. Ancora protagonista la Valle d'Aosta, ora scopriamo un'altra eccellenza e peculiarità, il suino brado. Esatto, nella mia azienda allevo il maiale nero, che è una razza rustica, antica, e tipica di tutto il bacino del Mediterraneo e quindi anche dell'Italia. E li alleviamo liberi nei boschi. E nella mia azienda non allevo mai più di 30 capi per almeno 6 ettari di bosco, quindi stiamo parlando di una superficie molto importante che permette a questi animali di alimentarsi assolutamente in modo naturale con quello che trovano in natura. Quindi in particolare che cosa mangiano? Piante, radici, insetti, bacche, insomma tutto quello che il bosco gli può offrire. Quali sono i prodotti che preparate? Allora, io sono di Arnà, quindi assolutamente il prodotto principe è il lardo. Da lì partiamo con un salame molto particolare, perché è un salame fatto di carne scelta che deriva solo dalla parte della culaccia, quindi è praticamente un prosciutto. È un salame molto aromatico, dato solo dall'aroma data da queste carni. Quasi niente spezie, solo un pochino di pepe. Massima naturalità. Assolutamente sì. Poi abbiamo un salame più rustico, tradizionale, e poi abbiamo il boudin, che è una ricetta tipica valdostana. Che cos'è? È un salame fatto con la carne del maiale, l'aggiunta della patata e della barbabietola. Spazio alla solidarietà e alle eccellenze che arrivano dalle zone terremotate. In questo caso abbiamo un'azienda che arriva da Norcia. Cosa avete portato qui a Torino? Abbiamo portato i nostri salumi, e noi alleviamo maiali, facciamo tutta la lavorazione e poi alleviamo un tipo di maiale che si chiama il suino nero cinghiato, insieme all'Università di Perugia, perciò facciamo parte pure di una sperimentazione delle biodiversità. Per noi queste iniziative sono molto importanti, abbiamo sempre partecipato a tutto il tour, siamo stati sia a Milano, Napoli, Bari, Torino e niente, cioè, per noi sono iniziative molto importanti, perché in questo momento l'unica fonte di guadagno per noi, perché Norcia purtroppo in questo momento di turismo è un po' carente e allora per noi è l'unica iniziativa, cioè sono le uniche possibilità per vendere i nostri prodotti. Come sta andando qui a Torino? Molto bene, la gente risponde molto bene, poi abbiamo dei prodotti d'eccellenza, perciò ecco. Quali sono le specialità che vanno più a ruba, che i visitatori vi chiedono? Il prosciutto, che purtroppo l'abbiamo terminato negli ultimi due giorni, però abbiamo anche degli ottimi salami. Salame proprio tipico di Norcia è il salame corallina, un salame tutto magro, e l'unica parte di grasso viene aggiunta all'ardellini e vediamo che è molto apprezzato anche questo. Cereali, legumi dalle Marche, che cosa avete portato? Qui abbiamo portato tutta la nostra nicchia migliore, diciamo, abbiamo portato il farro, l'orzo, lenticchia, ceci, cicerchia. Che è un legume. Che cos'è la cicerchia? La cicerchia è un legume primordiale, diciamo, è la mamma dei legumi.
è ricco di ferro e di proteine, è un legume molto duro, però si può degustare anche, verde. Ha un sapore, un sapore delizioso. I nostri avi la utilizzavano in sostituzione della carne, in quanto i mezzadri non avevano molti soldi per poter comprare la carne e veniva sostituita in egual modo alla carne, perché è molto ricca di proteine. Avete ritrovato e riscoperto una tradizione antica? Sì. Diciamo che la storia non si può mai dimenticare, perché chi non conosce la storia non avrà un futuro. Noi abbiamo cercato nei libri dei comuni, delle nostre tradizioni molto molto antiche, abbiamo visto che i nostri terreni sono molto vocati a questa produzione e li abbiamo reintrodotti, visto che in un periodo queste produzioni erano state smesse, in quanto nel nostro territorio si erano sviluppati tante aziende agricole generiche, cioè allevamento, cereali, eccetera. Fuori dalle telecamere mi diceva del ruolo importante che Coldiretti fa e anche dell'aiuto che in questo momento sta dando alle aziende terremotate. Sì, dobbiamo ringraziare forse per sempre, per tutta la vita, Coldiretti, Campagna Amica soprattutto, per queste iniziative bellissime, iniziative solidali che in questo momento abbiamo proprio bisogno di queste cose, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma la vecchia politica, diciamo, ci ha abbandonato letteralmente, cioè ci ha abbandonato. Hanno fatto delle cose che forse nemmeno loro si rendevano conto che facendo queste cose portava il disastro nelle nostre zone già colpite duramente dal terremoto. Tanti, come accennavamo, gli argomenti trattati in questa kermesse organizzata dalla Coldiretti Nazionale a Torino. Un workshop sull'agricoltura sociale, cioè come l'agricoltura possa essere motore di sviluppo per la società intera in tanti settori che non siano l'agricoltura pura. Asna Codi, il punto sulle tecniche di difesa per il Consorzio di Difesa sull'Agricoltura e il villaggio delle idee per il cibo del futuro. L'agricoltura sociale entra in città, questo è il tema del workshop organizzato nell'ambito del villaggio Coldiretti che si è svolto a Torino in Piazza Castello e Giardini Reali. Si è parlato di cibo civile, cibo smart, sono state presentate alcune imprese che praticano agricoltura sociale. È stata anche l'occasione per informare sulla rete di imprese di Coldiretti che da anni lavora nell'ambito dell'agricoltura sociale, producendo cibo e servizi con soggetti a bassa contrattualità. Innovazione, cibo smart, tutto ciò è qui presente al villaggio Coldiretti con un workshop in cui questi temi vengono affrontati. Sì, oggi è un'occasione per discutere di cibo civile come cibo smart. Noi siamo abituati ad alcune innovazioni e ad una altre. Sulla telefonia sappiamo benissimo distinguere tra un cellulare e uno smartphone. Lo smartphone ha molte applicazioni. Difatti i tempi che viviamo sono tempi difficili, di crisi e di difficoltà per le famiglie, per le persone e anche per i servizi nelle campagne. L'agricoltura sociale in qualche modo ci offre la possibilità di produrre il cibo con più applicazioni, in questo caso un cibo smart, un cibo che è capace di restituire alle comunità coesioni, inclusione, servizi alle persone in maniera semplice e innovativa. Quindi, come dire, il cibo civile come cibo per il futuro. Agricoltura sociale, cibo smart, cibo del futuro, la valorizzazione del territorio passa da qui. Assolutamente sì, passa attraverso anche i progetti di agricoltura sociale. Coldiretti ha sempre creduto in questo aspetto della multifunzionalità dell'agricoltura, tanto che il Piemonte è stato terreno fertile per ideare progetti innovativi. L'agricoltura sociale è qualcosa che si incasella perfettamente all'interno delle aziende agricole, perché danno la possibilità di trovare a categorie con basso tipo di contrattualità o comunque persone con problematiche, di trovare ad un ambiente tipico delle aziende agricole legato al terreno, alla vita all'aria aperta, la familiarità delle nostre imprese, anche un luogo all'interno del quale si può produrre non solo un cibo buono, ma anche un cibo giusto, all'interno del quale anche persone che, diciamo, nella società così come costituita oggi trovano un loro spazio produttivo, e quindi è giusto che i progetti di natura sociale, che sono quelli che sottoscrive Coldiretti, vadano anche nella direzione di creare reti per poter valorizzare questi prodotti, perché alla base c'è sempre un discorso di redistribuzione del valore, che è giusto venga riconosciuto agli agricoltori per questa opera importante che fanno nei confronti di tutta la società civile. Anche la regione Piemonte sta dando ampio spazio a questa realtà. Sì, abbiamo inserito anche nel piano di sviluppo rurale un bando dedicato all'agricoltura sociale. È un settore che si sta sviluppando molto, ma dobbiamo stare anche attenti a valorizzare le realtà che già da anni ci lavorano,
e sono presenti e sono importanti. È un settore veramente troppo importante perché possa essere confuso con altro che non è agricoltura sociale, quindi sempre più per valorizzare queste persone, questi agricoltori che danno una mano anche nel sociale. Il punto sul sistema di gestione del rischio in agricoltura, avversità atmosferiche e tutela del patrimonio zootecnico in Piemonte, questo il tema del workshop organizzato da ASNACODI, Associazione Nazionale del Condifesa, al villaggio Coldiretti, Torino. I cambiamenti climatici rappresentano unitamente al prezzo fattori di indubbia criticità per le imprese agricole, tali da compromettere i redditi e la stessa sopravvivenza dell'attività. Nel workshop sono state illustrate le azioni e le opportunità offerte dalla politica agricola comune per la tutela dei redditi degli agricoltori di fronte agli imprevedibili danni dovuti ai cambiamenti climatici, che prevede contributi sui costi delle assicurazioni contro le calamità e sui fondi di mutualizzazione. Al villaggio contadino protagonista anche l'ASNACODI, la gestione del rischio per gli agricoltori, un convegno che è dedicato a queste tematiche. Sì, perché i cambiamenti climatici sono ormai un problema che per gli agricoltori è diventato veramente esistenziale, in quanto abbiamo delle variabilità del clima che rendono effettivamente impossibile fare bilancio in un'azienda se non ci si attrezza con un sistema di gestione del rischio che protegge il reddito, come con le assicurazioni oppure con i fondi di mutualità. Innanzitutto perché chi si assicura ha anche una garanzia che in caso di danno gli può servire per pagare i suoi debiti. Tutti gli agricoltori ovviamente investono, hanno rapporti con le banche e gli agricoltori devono far capire alle banche: se mi assicuro, io il mio reddito lo proteggo e quindi più facilmente ti posso dare, anche restituire quello che tu mi hai prestato. E per questo noi speriamo anche di farci dare qualcosa sui costi assicurativi dalle banche. Ma al di là di questo, chi sono i consorzi di difesa? Sono delle organizzazioni di agricoltori con cui gli agricoltori stessi insieme contrattano nei confronti delle compagnie. Le compagnie sono dei potentati, dei giganti economici, e è importante avere per gli agricoltori un supporto che vuol dire gli agricoltori uniti, con uno staff dirigenziale di collaboratori che sanno quello che si deve fare e che consigliano gli agricoltori sulla soluzione migliore per la gestione dei rischi, ed anche sono in grado di controbattere, diciamo così, e di contrattare con le compagnie. Accanto a questo però abbiamo 1.500.000.000 fino al 2020 dell'Unione Europea per supportare gli agricoltori su questi costi, perché il 70% del costo viene rimborsato dall'Unione Europea. Quindi una realtà molto importante a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello territoriale. Sì, il Piemonte è praticamente la patria dove sono nate queste assicurazioni. Nel 68 le prime assicurazioni agevolate sono state fatte ad Asti per i viticoltori contro la grandine. Adesso il sistema si è evoluto e assicuriamo tutte le avversità con dei livelli contributivi molto alti, perché siamo al 70% per i principali tipi di polizze, e le assicurazioni sono molto diffuse in Piemonte, a partire dal settore risicolo, che è quasi completamente assicurato, a passare con livelli diversi a tutte le altre colture. Abbiamo avuto degli importanti miglioramenti quest'anno a livello normativo che ci stanno aiutando a superare le difficoltà che abbiamo incontrato dal 2015 al 2017, perché il sistema non era ancora rodato. Adesso però si stanno regolarizzando i pagamenti e quindi mi sembra che ci siano delle buone prospettive per le assicurazioni agevolate. Quindi una boccata d'ossigeno, non solo una vera e propria forza accanto agli agricoltori, in una regione, adesso qui splende il sole sul villaggio Coldiretti, ma ricordiamo quello che c'è stato nelle scorse settimane, negli ultimi giorni, grandinate temporali, quindi l'unica soluzione è questa. Certamente. Se partiamo già dall'anno scorso, abbiamo avuto tutte le avversità,
a partire dalle gelate che tra l'altro si sono anche ripetute quest'anno e la siccità estiva e un numero elevatissimo di grandinate, oltre a danni da vento, per cui effettivamente la soluzione assicurativa o anche quella dei fondi di mutualizzazione tra agricoltori che adesso stanno decollando sono l'unica risposta possibile per tutelare i redditi degli agricoltori. 200 giovani agricoltori per 3 giorni hanno ragionato sul cibo del futuro. Lo hanno fatto il Villaggio delle Idee nell'ambito del Villaggio Coldiretti che si è svolto a Torino. Per i giovani di Coldiretti la strada che segna il futuro è quella dello sviluppo sostenibile, una via universale che pone tutti di fronte ad una responsabilità collettiva e che richiede cambiamenti fondamentali nel modo in cui tutte le società producono e consumano. In particolare a Torino, giovani agricoltori e ricercatori dell'università hanno discusso della capacità degli agricoltori di sapersi mettere in contatto con i cittadini e la società. Al Villaggio Contadino a Torino, grande impegno e grandi protagonisti anche i giovani. Assolutamente sì, protagonisti giovani in generale nella nostra organizzazione, ma soprattutto nei villaggi che Coldiretti sta organizzando. All'interno del Villaggio di Coldiretti c'è uno spazio dedicato interamente ai giovani che si chiama il Villaggio delle Idee, un luogo fatto dai giovani per i giovani dove ci interroghiamo circa le sfide future e le tematiche future legate al mondo del cibo e dell'agroalimentare. Ogni tappa ha una sua tematica di approfondimento. Qua a Torino abbiamo parlato di disintermediazione, ovvero della nuova capacità oggi degli agricoltori di sapersi mettere in contatto e in relazione con i cittadini e la società. Un lavoro su cui Coldiretti sta investendo da almeno 15 anni a questa parte e un lavoro che i giovani stanno continuando con grande determinazione. Dal Villaggio delle Idee di Coldiretti nasce il cibo del futuro e che altro, Carmelo Troccoli? Nasce il cibo del futuro e si ingrandisce sempre di più una comunità di giovani, una comunità di giovani contadini che riempie sempre di più le campagne italiane, e nasce il cibo del futuro attraverso le loro braccia ma anche attraverso le loro menti. È questo che abbiamo voluto fare in quello che abbiamo chiamato il Villaggio delle Idee all'interno del Villaggio di Coldiretti, dove si sono incontrati 200 giovani contadini, ma che hanno incontrato anche giovani universitari, ricercatori, per ragionare sui temi del cibo del futuro. Qui a Torino abbiamo ragionato del rapporto diretto tra cittadini ed agricoltori. Noi in Italia siamo leader con questo grazie alla Fondazione Campagna Amica, grazie ai mercati di Campagna Amica, ma abbiamo pensato di creare già oggi le condizioni per portarla ancora più lontano, e questo è quello di cui si è ragionato con i giovani di Coldiretti in questi 3 giorni di questo bellissimo Villaggio Coldiretti di Torino. E ora ci trasferiamo in Valle d'Aosta per la giornata annuale interregionale del pensionato Coldiretti. La Valle d'Aosta ha ospitato la 21ª giornata interregionale dei pensionati Coldiretti alla presenza del segretario nazionale di Federpensionati Coldiretti, dei presidenti regionali del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, del vicepresidente di Coldiretti Piemonte, dei presidenti, direttori e dirigenti delle varie federazioni provinciali. A celebrare la Santa Messa al Vescovo della Diocesi di Aosta. Si sono susseguiti nella giornata diversi momenti, dalla preghiera al ricordo di quelli che sono i principi e gli ideali di un'esistenza scandita ai ritmi della terra, dal pranzo presso la struttura al mercato di Campagna Amica, alla visita del Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione. Ecco le nostre interviste raccolte durante la giornata. Prima giornata interregionale del pensionato Coldiretti. Sì, dopo l'esperienza del villaggio Coldiretti Nord-Ovest a Torino di 2 settimane fa abbiamo voluto replicare questa positivissima esperienza di convogliare le energie delle 3 regioni in un unico grande evento, in questo caso dedicato all'Associazione Pensionati, dunque allo zoccolo duro della nostra organizzazione, ai pensionati che ancora sono estremamente attivi sulle nostre aziende ed estremamente importanti come guida per le nostre aziende giovani in particolare. Come è stata strutturata questa 21ª giornata?
Beh, la scelta della location è quella della Valle d'Aosta, proprio nel concetto che abbiamo di essere una festa itinerante che tocca un po' tutte le province e le regioni a questo punto del nord-ovest. La location è Fenis, quindi una bellissima cittadina anche dal punto di vista agricolo importante per la Valle d'Aosta, che ha raggruppato qua circa 400 pensionati dalle nostre tre regioni. Una stagione di rinnovi per Federpensionati, con poi l'arrivo a ottobre del appunto rinnovo a livello nazionale. Sì, noi in questo periodo stiamo completando tutti i rinnovi delle nostre associazioni a livello provinciale e poi regionale per arrivare in ottobre al rinnovo della nostra associazione Federpensionati a livello nazionale. Le novità di questo momento quali possono essere per i nostri pensionati Coldiretti? Sì, sicuramente i dati che noi abbiamo dall'Istat sono che comunque l'Italia insieme al Giappone sono le nazioni dove si vive di più. E quindi le famiglie, le persone che poi vanno avanti con gli anni, noi abbiamo oltre 16.000 persone che hanno superato i 100 anni. Se non ci fosse la famiglia dietro a queste persone per dare un supporto, un aiuto, sarebbe veramente impossibile da parte dello Stato, dalle regioni, dai comuni, dare assistenza comunque a queste persone che sono avanti con l'età. Federpensionati si impegna anche a instaurare un dialogo con il nuovo governo. Sì, perché noi a ottobre cercheremo di avere dei contatti a livello dei ministeri della sanità con il ministro Grillo e con il ministro Di Maio per il welfare, per capire anche le nuove prospettive a livello nazionale, quali sono i programmi che mettono in campo per venire incontro alle esigenze dei pensionati. Sono appena stato eletto presidente di questa associazione, con onore sono contento di partecipare a questo evento con tutti gli associati, perché sono sempre stato tutta la mia vita con Coldiretti. Adesso che sono in pensione, però sappiamo che la pensione degli agricoltori non è una gran pensione e dobbiamo continuare ancora a lavorare per mantenere le aziende e dare un supporto alle famiglie. Val d'Aosta appunto ospita la 21esima edizione della festa interregionale del pensionato, oggi siete i padroni di casa. Sì, difatti siamo proprio contenti di questa manifestazione e abbiamo scelto proprio qui, diciamo all'ombra del castello medioevale, una zona tranquilla per ospitare gli ospiti del Piemonte e della Liguria. Sono contenta di questa festa, che è la prima volta che partecipiamo. Mi piace moltissimo questa idea di unire le tre regioni. Sono soddisfattissima, un posto meraviglioso, tutto bello, e più di così non potevamo chiedere. Speriamo un giorno di poter ricambiare a voi la stessa cosa che avete fatto a noi. Sono felicissima di questa bella festa. È una cosa che oramai si ripete da anni, ha un senso di mettere insieme l'interregionale per sia il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, e questo dà un senso di unificazione dei pensionati. Il senso di questa giornata è veramente dimostrare che abbiamo un'appartenenza ad un'organizzazione, noi facciamo parte di una branca dell'organizzazione, siamo i pensionati che cerchiamo di dare al massimo possibile della nostra, è lì nelle nostre aziende, per poter dare alcuni risultati. La famiglia rimane un punto cardine di Federpensionati, un valore? Senz'altro, la famiglia per noi è veramente un valore. Noi sponsorizziamo molto l'intergenerazionalità, vuol dire tra gli anziani e i giovani, per dare veramente un senso della famiglia. Io lo ripeto sempre, è da molto che insisto, che vorremmo poter dare veramente un sistema non burocratico ma snello per dare un servizio sia ai nostri anziani, possibilmente a casa, e
così un colloquio con i giovani per avere un prosecco. Ventunesima giornata interregionale del pensionato, ci troviamo ad Aosta. Qual è il senso di questa giornata, Presidente? Per noi è una giornata molto importante, innanzitutto una giornata tradizionale, per cui continuiamo nel solco di quelle che sono le tradizioni del movimento di Coldiretti. È una cosa innovativa perché da poco abbiamo sancito un percorso interregionale con Liguria e Valle d'Aosta. Infatti oggi ci troviamo in Valle d'Aosta proprio, come dire, per interpretare al meglio questa idea di unità territoriale, come dire, che ha delle ragioni non soltanto storiche ma anche delle ragioni oggettive, quindi la collaborazione che c'è tra le regioni, la necessità di integrare i servizi e la vicinanza delle aziende rende, come dire, per noi indispensabile ragionare in termini interregionali. Sul discorso dei pensionati, ovviamente sono una componente non marginale delle nostre aziende agricole, sono una presenza attiva all'interno delle aziende, servono per l'integrazione delle nuove generazioni, servono per la memoria necessaria per svolgere un lavoro, quello agricolo, che comunque ha una fortissima base culturale che fa affondare le sue radici nel passato, e non ultimo i pensionati per noi rappresentano un'importanza a livello di organizzazione, perché sono un po' coloro che hanno contribuito in prima persona alla fondazione vera e propria di Coldiretti, quindi per noi il fatto di poter continuare a parlare con loro di quelli che sono gli obiettivi che le nuove generazioni si pongono anche a livello sindacale, piuttosto che essere a conoscenza di quelle che sono state, quello che è stato il ruolo dell'azienda agricola, delle Coldiretti per l'azienda agricola, rimane di primaria importanza. Come amministrazione comunale, quindi sindaco, e mi sembrava bello portare un saluto a tutte queste persone in quest'area così piacevole e così bella. E poi sicuramente sono anch'io un contadino e quindi avevo il piacere proprio di confrontarmi con queste persone per dare il mio punto di vista, ma soprattutto per cercare di carpire quali sono i segreti dell'agricoltura d'antan. Io ad esempio ho sempre avuto un rapporto fortissimo con i nonni, che erano dei semplici contadini ma che mi hanno dato a livello emotivo veramente tanto, mi hanno trasmesso delle eredità emotive importantissime che oggi non è comune comunque ritrovare. Pertanto nel gruppo di quest'oggi ci sono delle presenze veramente piacevoli con cui potersi confrontare e cercare di capire quali erano i segreti e le attività che si facevano un tempo e quali quelle di oggi. Ecco. Qual è il senso di questa giornata e la attualità che la famiglia ha sempre all'interno appunto anche di quello che sono i valori cristiani? Beh, il senso della giornata, per quanto mi riguarda, è sicuramente un essere presente in mezzo a queste persone, pensionati della Coldiretti, che hanno vissuto in maniera fedele innanzitutto il rapporto con la terra, no? E credo che generalmente proprio questo tipo di lavoro coinvolga tutta la famiglia, quindi di per sé è un, come dire, una professione, chiamiamola così, che non isola la persona dal resto della famiglia e che coinvolge tutta intera la famiglia. A me piace anche pensare alla mia esperienza di non tantissimi anni fa, comunque 50 anni fa, da bambino. Anche mio papà e mia mamma coltivavano la terra, allevavano, avevamo una piccola stalla, come si usava allora. E mi sembra che anche per i ragazzi, per i giovani, sia comunque un luogo educativo il rapporto con la terra da non trascurare. Forse andrebbe riscoperto. Parliamo ora di attualità. Purtroppo la cronaca ci consegna un maltempo sferzante alternato al caldo solleone dei mesi di giugno e di luglio, danni alle colture in particolare nel torinese nei comuni di Favria e Rivarolo Canavese. Poi c'è del marcio nel piatto, un convegno dedicato a chi cerca di falsificare e sofisticare i cibi eccellenti del nostro Made in Italy, a cui ha partecipato anche l'ex procuratore Caselli, e poi la presentazione da parte dell'assessore regionale all'agricoltura del Piemonte Giorgio Ferrero della partnership con il Macfruit di Rimini.
Mais distrutto, alberi abbattuti, aziende con tettoie scoperchiate. E questo è il primo bilancio della Coldiretti sui danni provocati dalla violenta tempesta di pioggia vento che ha investito inizio settimana la provincia di Torino, in particolare a Favre e a Rivarolo, dove è morto anche un 51enne Guido Zabena, rimasto intrappolato in un sottopasso lagato con la sua Fiat Punto di ritorno dal lavoro. Come prima cosa vorrei esprimere la solidarietà, la vicinanza e le condoglianze mie personali e dell'intera amministrazione della città di Rivarolo ai parenti della vittima. Questa notte, come dicevo, è stata una notte drammatica. Noi siamo intervenuti come prima segnalazione perché il temporale così violento che era in atto nella zona di Rivarolo aveva creato dei grossi problemi allagando delle zone periferiche nelle frazioni, e quindi i nostri cantonieri stavano intervenendo anche per caduta alberi eccetera, quando improvvisamente è arrivata la notizia che si era allagato questo sottopasso. Ho verificato io direttamente la situazione intorno alle 23:30, accorgendomi che il pericolo poteva essere comunque consistente per l'incolumità dei cittadini, ho subito allertato la Protezione Civile, gli uomini che erano disponibili, perché logicamente essendo un orario un po' tardo, molti erano irreperibili a quell'ora. Fortunatamente il coordinatore della Protezione Civile e altri 4 volontari si sono presentati e abbiamo cominciato subito un giro di ispezione delle varie zone per capire quali fossero le criticità e di conseguenza cercare di dare delle priorità a seconda della gravità della situazione. È stata una roba impressionante. Chi l'ha vissuta, che io ero in giro a vedere tutte queste rogge, queste paratoie che non andasse l'acqua a fare danni, però era una cosa che non si poteva fare niente, nonostante con tutta la buona volontà. Questa notte è stata una notte terribile, campi portati via, non spostati, solo portati via, che è arrivata una bomba d'acqua, tutte le rogge, nonostante tutte, che la Protezione Civile, il nostro collaboratore Luca Cattaneo, che lui è responsabile, ha chiuso a monte, ma intanto l'acqua che è arrivata, le rogge e i fossi non portavano più e sono usciti fuori, hanno portato via dei campi, hanno portato via i raccolti, comunque ha allagato tutto. Purtroppo stiamo contando anche in questa stagione, l'ennesima, i danni causati dal maltempo. Ovviamente si tratta di danni a cui non eravamo abituati da anni e che sono la conseguenza anche dei cambiamenti climatici che si evidenziano particolarmente in queste cose, anche perché quello che colpisce particolarmente è la violenza e l'intensità degli eventi che si concentrano in aree che possono essere più o meno grandi, però portando dei disastri come quello che c'è alle mie spalle, quindi un mais praticamente coricato, allettato totalmente, e è difficile oggi pensare alle possibilità di recupero che ci possono essere per situazioni di questo genere qui, e calcoliamo che su tutta la zona la situazione è molto simile a questa. Quindi sono situazioni che dall'eccezionalità purtroppo stanno passando alla normalità, se di normalità si può parlare, però senz'altro non possiamo pensare di poter andare avanti così, bisogna in qualche modo cercare di adeguarsi e trovare degli ammortizzatori che possano garantire i produttori di poter recuperare il loro reddito in un contesto che è rapidamente cambiato in questi ultimi anni. C'è del marcio nel piatto, come difendersi dei draghi del Made in Italy che avvelenano la tavola. Questo è il titolo del libro scritto da Giancarlo Caselli, già procuratore della Repubblica e oggi presidente dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, e Stefano Masini, docente di diritto dell'agroalimentare all'Università Tor Vergata di Roma e responsabile ambiente Coldiretti. Il volume è stato presentato in un workshop nell'ambito del villaggio Coldiretti a Torino. Cercando di essere quanto più possibile informati, non fidandosi della pubblicità che non vuole informare ma vendere, cercando di non lasciarsi confondere per portare fuori strada dai social. C'è modo e modo di essere informati, attenzione soprattutto all'etichetta, attenzione a tutte quelle cose che, sia pure nei limiti dell'attuale sistema, possono informare e quindi evitare che uno si becchi il marcio, perché le contraffazioni, le frodi, le cose poco commendevoli che si infilano nei vari segmenti della filiera agroalimentare sono moltissime, le imitazioni del Made in Italy,
che vengono spacciate come made in Italy e tali non sono, con un danno alla nostra economia di 60 miliardi di euro l'anno, sono roba marcia, una declinazione del marcio. Questo libro, ogni capitolo comincia con una fiaba che rispecchia la realtà che si vuole analizzare. Per esempio Pinocchio, che il naso gli si allungava ad ogni bugia, introduce nel mondo della pubblicità che racconta tante bugie anch'esse. E però ecco, fin dai tempi della nostra adolescenza, della nostra infanzia, sappiamo che i draghi ci sono, ma si possono anche sconfiggere. La stessa cosa vale per il cibo, ci sono i draghi, ci sono le cose che non vanno, ma con l'informazione e con una maggiore legalità si può migliorare. Fare le frodi nel settore alimentare conviene in alcuni casi più che spacciare droga, più che essere nel mercato clandestino dei prodotti, del contraffare di griffe della moda, perché il prezzo del prodotto, indice della sua qualità e della sua sicurezza, oggi con una rete mondiale degli scambi consente di andare ad acquistare dove costa meno e in varie forme presentare un prodotto dalle apparenze, come la mela di Biancaneve, no? Lucente, con bei colori nel packaging e nell'imballaggio, che invece nasconde insicurezza, mancanza di qualità e soprattutto la non osservanza di regole lungo la filiera. I draghi sono molti e si nascondono, al di là delle favole possono essere presenti dove meno lo aspetti, con fisionomie particolari, magari comuni, magari il negoziante dove noi facciamo la spesa e che presenta prodotti con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle attese, oppure più spesso nelle industrie, chi per far profitto magari presenta sul mercato prodotti che hanno un'origine diversa rispetto a quella che risulta presentata al consumatore, che alimentano una pubblicità ingannevole, che attraverso i marchi presentano come italiani prodotti che invece hanno un'origine diversa. Insomma, le insidie a tavola sono molte. E la sconfitta dei nostri draghi, vale a dire dei malfattori, dei contraffattori, di chi adultera, sofistica, si trova ad esempio nella formula dei mercati degli agricoltori, nei mercati di campagna amica, li abbiamo citati, vale a dire nel rapporto diretto tra consumatore e produttore, oppure insomma, anche nella possibilità di tornare a scoprire come si fa agricoltura anche attraverso l'esempio degli orti, cioè acquisire conoscenza per poter essere responsabili nelle scelte di acquisto. MacFruit, la fiera nazionale che ha come tema la frutta, si terrà a maggio 2019 a Rimini. Questa edizione vedrà la Regione Piemonte partner della fiera, un ruolo sancito dall'immagine simbolo di questa edizione, la mela rossa di Cuneo IGP, che sarà al centro dell'immagine istituzionale della manifestazione. La scelta di un prestigioso appuntamento di settore come MacFruit di avere come partner la Regione Piemonte è il segno dell'importanza che l'ortofrutta piemontese ha assunto a livello internazionale. Il comparto ortofrutticolo subalpino conta 20.000 ettari di superficie coltivata, con 18.000 aziende che esportano per alcuni prodotti gran parte della produzione e alcuni fiori all'occhiello come la nocciola Piemonte IGP. È una rassegna globale che riguarda il mercato dell'ortofrutta, nuove tecnologie, nuovi mercati con partner, quest'anno l'Africa, che non solo è un continente in grande sviluppo, ma è anche un grande mercato che spesso le aziende tendono a trascurare. L'ente fiera ha proposto di avere la Regione Piemonte come regione ospite, quindi abbiamo accettato con grande piacere questo invito. Le nostre OP della frutta, che sono già presenti normalmente a rappresentare la Regione Piemonte, nella prossima edizione avranno un onere in più, è quello di rappresentare meglio la nostra regione. Siamo in attesa della stagione, fra poco la stagione delle pesche, delle nettarine, poi via via fino ad arrivare alle mele, la mela rossa IGP. È un comparto molto dinamico, molto attento all'innovazione, ultimamente anche nuovi investimenti sull'uva da tavola, ha comparti all'interno molto maturi come quello del kiwi, che
sta vivendo, diciamo così, un momento, una pausa di riflessione, ed è un comparto che si scontra con le avversità di ogni tipo, perché a volte la grandine su cui gli imprenditori cercano di fare argine con le reti, e ultimamente anche qualche insetto nocivo che francamente non ci mancava. Possiamo dire che la dinamicità degli imprenditori, la loro voglia di fare, recupera sempre quelle che sono le difficoltà, sempre nel segno della qualità. È un settore che sta guardando tantissimo da sempre alla lotta integrata, ultimamente con grande interesse e grandi numeri anche al biologico. Grandi eventi collegati all'agricoltura, una massiccia partecipazione e partnership di Coldiretti anche in Collisioni che si è svolto a Barolo, Liguria da bere e l'eccellenza dei vini liguri che finalmente hanno un proscenio degno della loro bontà. Anche quest'anno Coldiretti ha partecipato al Festival AgriRock di Barolo, palcoscenico unico di promozione del Made in Italy ed incontro con i consumatori, per portare l'impegno concreto a tutela delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Coldiretti ha portato sul palco Food & Wine di Collisioni il progetto The Green Experience, certificazione collettiva, integrata e sostenibile, pensata su misura per i vini piemontesi e capace di valorizzarne le peculiarità che li rendono unici al mondo. Per i vini certificati The Green Experience e The Green Experience Plus, una vetrina d'eccezione per raccontare a un vastissimo pubblico la viticoltura ripensata secondo i due disciplinari del progetto, mirata alla biodiversità, alla distintività e alla massima qualità. The Green Experience protagonista a Collisioni, qui con un produttore vitivinicolo che ha creduto fin da subito in questo progetto di Coldiretti. Sì, sono Massimo Pegna di Alba. Ho un'azienda vitivinicola da sempre, perché tramandata da ormai 3 generazioni. Oggi abbiamo quasi 20 ettari completamente a Green Experience. Che cosa hai portato ad assaggiare qui ai visitatori di Collisioni e in particolare a quelli di questo evento prestigioso? Ho portato un Lange Bianco denominato Jai del 2016, 100% Arnese, con una vitificazione per circa 2 mesi in anfora di terracotta e per 10 mesi in legno da 1000 litri di rovere francese. Un vino molto fresco, molto piacevole, che invecchia anche molto bene. Circa 10 anni che produciamo questo vino e devo dire che il 2006, che è stato il primo prodotto, dà ancora ottime soddisfazioni adesso. Che cosa ti ha spinto ad aderire a The Green Experience di Coldiretti? Ma era piacevole il fatto che lo spirito green, che già contraddistingueva la mia azienda, fosse accomunato anche ad altri produttori, che tutti insieme quindi potessimo fare in questo percorso, ognuno con le proprie esperienze e legati da questo spirito. Un'altra cosa che mi dicevi fuori dalla telecamera è che in realtà è una filosofia che era tua, ti apparteneva già da prima. Ma penso che sia un po' di tutti questo tipo di filosofia, perché siamo i primi consumatori dell'azienda, siamo quelli che abitano all'interno delle aziende, quindi in questo contesto meraviglioso, la volontà di preservare questo mestiere anche per il futuro, quindi l'attenzione al bello e al buono soprattutto. Quindi credo che non abbia affatto difficoltà ad attecchire questo protocollo di azione verso i vigneti, un'attenzione particolare alla, diciamo così, al benessere del nostro ambiente, dei nostri vigneti in particolare. Cesare Gilli, dopo un esordio col botto di The Green Experience quest'anno ospite a Vinitaly, adesso un altro palcoscenico d'eccezione per questa progettualità di Coldiretti. Sì, dopo il Vinitaly di quest'anno siamo presenti alla 10ª edizione di Collisioni, in un momento di presentazione con un nostro tecnico e un nostro produttore che è interprete del progetto Green Experience, avendolo seguito fin dal primo anno. È un progetto che cresce, che ci dà molte soddisfazioni, siamo a oltre 100 aziende e più di 1000 ettari coinvolti, quindi per una viticoltura buona da bere ma bella da vedere. Dietro le nostre spalle il paesaggio racconta da solo quello che sostanzialmente è il progetto, che ha un'attenzione all'ambiente, alla sostenibilità, all'attenzione degli insetti pronubi e alla biodiversità. The Green Experience è innanzitutto sostenibilità, ma cosa vuol dire in concreto? Quando è nato Green Experience,
e praticamente 3 anni fa, abbiamo pensato innanzitutto a quello che poteva fare l'azienda agricola, l'azienda vitivinicola, dal punto di vista sostenibilità. E la lotta integrata, quando si parla di lotta integrata, quando si parla di aziende biologiche, si pensa innanzitutto ad una riduzione dell'impatto per quanto riguarda i fitofarmaci. E abbiamo individuato 4 punti principali su cui lavorare. Innanzitutto, come ho detto, sicuramente c'è questa riduzione dell'impatto legato ai fitofarmaci e abbiamo tolto proprio quello che più di tutto impatta il residuo nel nostro territorio, cioè i diserbanti. Ma poi siamo andati oltre, pensando a quella che è ad esempio la biodiversità. In agricoltura possiamo incidere molto sulla biodiversità ed oggi la biodiversità viene considerata, la perdita di biodiversità viene considerata un problema addirittura maggiore di quello che è il cambiamento climatico, ma poi anche a riguardo del cambiamento climatico l'impronta carbonica. Le aziende viticole, agricole possono agire molto. 4° punto legato proprio ai consumi idrici, ai consumi, alla riduzione dei consumi dell'acqua dolce. Qui siamo con il presidente di Coldiretti Puglia, che è anche un produttore di vini pugliese e che interviene proprio nell'evento in cui c'è anche Coldiretti a Cuneo. Possiamo dire un bel matrimonio da nord a sud? Assolutamente sì, poi tra l'altro in quello che è un tempio a cielo aperto per chi produce vino, quindi venire a Barolo e venire a vedere questo contesto, vigneti fantastici, una manifestazione che oggettivamente è fatta e pensata per mettere in evidenza la qualità dei prodotti e soprattutto trovare proprio questi elementi di collisione fra prodotti che arrivano da più parti d'Italia. È un'idea bellissima e devo dire che probabilmente è anche il frutto della grande valorizzazione della biodiversità che in Italia si sta facendo e che oggettivamente in Coldiretti è diventato poi la nostra parola d'ordine. L'identità e la distintività di un prodotto sono la chiave di volta per cercare di fare delle nostre produzioni qualcosa dalla quale ottenere il giusto valore aggiunto. E per troppo tempo, e questa è la storia della nostra federazione in Puglia, troppe volte ci siamo scontrati con il problema di speculazioni a livello di prezzo, di non riconoscimento del vero valore delle nostre produzioni. Oggi il grande lavoro fatto sull'etichettatura e sulla lotta alle importazioni selvagge, quantomeno non controllate, ci ha portato ad avere dei bellissimi risultati. Il settore del vitivinicolo in Puglia è ormai in crescita, probabilmente la filiera tra virgolette più fortunata fra tutte, perché è in crescita ormai da molti anni. Stiamo scontando, io credo, anche la grandissima potenzialità di un territorio che è ancora in parte tutta da scoprire e che ci sta venendo anche riconosciuta ad esempio in luoghi veramente bellissimi come quello che è il Barolo, la culla di uno dei vitigni Nebbiolo e di uno delle tante denominazioni a base di questo vitigno, che ci accolgono proprio per far conoscere i nostri Negramaro, Primitivo, Nero di Troia e tutte le produzioni vitivinicole di grande qualità che la Puglia è in grado di offrire. Grandi personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo della cultura, il tutto però dentro il mondo del vino, cioè in mezzo ai vigneti, in mezzo a quello che è uno dei risultati più straordinari della nostra regione, cioè il riconoscimento UNESCO di Langhe-Roero Monferrato. Per noi è un momento di visibilità non solo a livello locale ma a livello nazionale e internazionale. Ho avuto il piacere di essere presente con i colleghi di altre regioni, penso al Friuli che tradizionalmente è presente, penso alle Marche, insomma è un momento di grande visibilità anche per il Piemonte. A La Spezia nei giorni scorsi si è svolta la 13ª edizione Liguria da bere, manifestazione promossa da Regione Liguria, Union Camere Liguria, Camere di Commercio Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona, dedicata al vino e alle produzioni tipiche locali. In Liguria, in terrazzamenti a picco sul mare, sono coltivate 31 varietà di vite distribuite in 1.600 aziende vinicole per una produzione annua di 6 milioni di bottiglie.
una viticoltura condotta su piccoli appezzamenti a due passi dal mare, dove il terreno, l'aria e l'acqua conferiscono al vino un sapore che riesce a racchiudere l'intero territorio. Sia Levante che a Ponente si hanno produzioni di pregio ottenute da uve a bacca bianca, tra cui il classico Vermentino, e a bacca nera come il Ciliegiolo. Eventi come Liguria da bere sono un veicolo per la promozione e valorizzazione del settore in sé e del territorio, poiché permettono il diretto contatto tra produttori e consumatori. Attraverso la presentazione del prodotto, la degustazione e il dialogo con i produttori, il consumatore ha la possibilità di scoprire la tradizione e la storia che sta dietro ad ogni singola bottiglia di vino. La conoscenza è alla base della tutela e valorizzazione dei prodotti made in Italy. Manifestazioni come Liguria da bere forniscono ai consumatori la possibilità di entrare in contatto con il settore vitivinicolo ligure. Sentiamo in proposito le interviste. Anche quest'anno siamo presenti a questa bellissima manifestazione che si svolge nella città di La Spezia, Liguria da bere, con tutte le nostre aziende vitivinicole. Siamo presenti anche nello stand istituzionale del GAL, che praticamente promuove le aziende del territorio attraverso anche l'erogazione di fondi del PSR. Una manifestazione che facciamo da diversi anni, anche quest'anno siamo presenti, abbiamo tutta la gamma dei Vermentini, anche il nostro crew aziendale Vermentino Colle di Lunis Articola. È una manifestazione che facciamo molto volentieri, essendo qui vicino comunque sia al cuore della DOC Colle di Luni, ci sentiamo questa manifestazione di riproporla anche nei prossimi anni, in quanto vedo che c'è un buon riscontro col pubblico. Con Col Diretti portiamo avanti il nostro territorio, quindi insieme a altre aziende siamo qui presenti in Liguria da bere alla Spezia per promuovere questo splendido territorio. Parliamo ora di allevamenti, che in Piemonte sono una voce consistente dell'economia agricola e della zootecnia. I dati sugli alpeggi, e questo è il periodo in cui le mandrie e le greggi sono salite in montagna per monticare, e poi l'AIA ha sviluppato, l'Associazione Italiana Allevatori, il villaggio delle varie razze da allevamento, proprio ancora al villaggio Col Diretti di Torino. Ci troviamo nel vallone di Bellino, a oltre 1700 metri, un bellissimo alpeggio. Mario, la stagione è decisamente iniziata, come sta andando? Beh, la stagione è iniziata in provincia di Cuneo, circa 300 famiglie sono salite ai tradizionali alpeggi, questo vuol dire oltre 300 famiglie, 30.000 bovini e quasi altrettanti ovi caprini. La stagione che iniziava con un grande punto interrogativo dopo la siccità della scorsa annata, sembra che sia abbastanza regolare, speriamo che prosegua e speriamo che ci conceda un autunno clemente per poter sfruttare giusti giorni, gli alpeggi e tutto. La tradizione dei margari è comunque, oltre che una tradizione, un'attività economica importante per la provincia di Cuneo, perché c'è chi trasforma, c'è chi comunque produce i vitelli che poi andranno nell'autunno, nelle stalle degli allevamenti di pianura, e quindi è una risorsa fondamentale. È una risorsa fondamentale da difendere, Col Diretti fa una grande attività in questo proposito, non mancano ovviamente anche i problemi. Problemi ci sono, noi l'attività ne facciamo veramente tanta, a partire da chi su queste montagne vorrebbe venire solo per interessi economici legati ai contributi, al lupo che ahimè mette in seria difficoltà tanti piccoli allevamenti, specialmente nelle zone più marginali, però comunque continuiamo a combattere per dare giustamente una traiettoria di futuro interessante nelle nostre aziende. Oltretutto l'azienda presente sul territorio lo tutela e lo rende spettacolare, come stiamo vedendo oggi. E anche grazie all'impegno di Col Diretti, che oltre alla salita agli alpeggi dei margari, tante persone riescono a mantenere l'attività tutto l'anno sul territorio. Alla presenza dei margari comunque c'è tutta un'economia che ci ruota attorno, c'è chi viene a comprare le loro produzioni, chi dà i servizi, e quindi è sicuramente importante per l'agricoltura, per i margari, ma soprattutto per la comunità, che questa pratica continui ad andare avanti.
e noi ci batteremo sempre a tutela dei nostri associati. Quindi dita incrociate, speriamo che questa stagione vada meglio della precedente, le premesse ci sono, si è partiti un po' in ritardo, però come possiamo vedere, come possono anche testimoniare queste bellissime immagini, i pascoli adesso sono bellissimi, sono ricchi di fiori e quindi immaginiamo un latte dei formaggi deliziosi. Certamente, una delle produzioni d'eccellenza è proprio la caseificazione che viene fatta in montagna. Sicuramente le produzioni di questi territori hanno dei gusti e dei sapori diversi da quelli che si trovano nei supermercati di pianura. Grazie Mario, linea alla regia. Al villaggio Coldiretti di Torino, AIA, Associazione Italiana Allevatori, ha allestito una fattoria italiana. Nella fattoria il pubblico accorso nella città della Mole, anche dalle zone circostanti, ha potuto ammirare da vicino la vetrina della ricca biodiversità del nord-ovest, rappresentata dalle razze bovine piemontesi, Barà, Pezzata Rossa d'Europa, Valdostana, Pezzata Rossa, Cabannina e Frisona, il cavallo aviglinese, l'asino pantesco, le pecore delle Langhe, San Bucana, le capre Roccaverano e il suino nero di Parma, oltre a conigli e avicoli. Abbiamo voluto far vedere ai cittadini, ai consumatori, il grande valore che abbiamo nella nostra bellissima Italia, tutta la biodiversità, le tantissime razze di zootecniche e quindi vogliamo appunto farle conoscere. Innanzitutto si riesce a produrre un prodotto che lo facciamo in Italia proprio per la sua distintività di tutti i prodotti che derivano dalla zootecnia. E poi la cosa importante è anche il presidio del territorio. Quando si parla di zootecnia si parla di mantenimento, di tenere ordinato la nostra grande e bella Italia, perché senza zootecnia in tante parti del nostro paese non si potrebbe tenere ordinato. Con il sistema allevatori noi riusciamo ad creare un'anagrafe degli animali dalla nascita fino al piatto, per cui tracciabilità e rintracciabilità, e si dice sicurezza alimentare con tutte le regole che ci sono in Italia, con tutti i controlli che ci fanno anche l'USL, ma siamo molto orgogliosi di questo e quindi noi possiamo garantire ai nostri figli, ai nostri consumatori un prodotto genuino e sano. Siamo con il presidente regionale, quindi dell'Associazione Allevatori Piemontesi, in questa bellissima fattoria che avete portato qui al villaggio contadino. Beh, certamente ne siamo molto orgogliosi, però lasciatemi ringraziare la Coldiretti per questa opportunità che ha organizzato questi tre giorni così importanti da poter portare le nostre razze, i nostri animali qui per far visitare ai cittadini, ai consumatori, ai bambini, a tutto l'indotto al quale noi lavoriamo. Il patrimonio zootecnico di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta è qui presente. Questo ormai è definito biodiversità, difatti si vede perché ci sono tutte le razze, partendo dalla Barà alla Pezzata Rossa d'Europa, Valdostana, alla Frisona, alla Piemontese, a tutte le razze che sono qui esposte, i cavalli, i conigli, le pecore, tutto quanto. Io lo definirei l'universo zootecnico, quello che noi abbiamo in Piemonte. Un patrimonio di cui la nostra regione va fiera e orgogliosa. Andiamo, è una tre fieri giorni in cui si è potuto degustare qui al villaggio Coldiretti anche i prodotti di questi animali eccellenti. Questo è proprio venire incontro al cittadino per dimostrare quello che facciamo con trasparenza, tracciabilità e serietà nel nostro lavoro. Al villaggio contadino non potevano mancare i conigli e insieme a lei, che è il massimo esperto in questo momento, le chiediamo di raccontarci cosa avete portato al villaggio. Allora, al villaggio abbiamo portato un piccolo assaggio delle 43 razze cunicole che comprende il registro anagrafico italiano. Dobbiamo distinguere il coniglio da carne, che comprende la bianca italiana, la California, che viene chiamata macchiata italiana, la fulva e l'argentata di Champagne.
Quindi un patrimonio anche questo, un patrimonio genetico italiano, che, cerchiamo di, noi con gli agricoltori hobbisti, cerchiamo di continuare a salvaguardare per il futuro. E tutto, si chiude anche questa puntata di Obiettivo Agricoltura. Vi ricordo subito dopo la sigla le consuete rubriche settimanali in collaborazione con Fedagri, Conf Cooperative Piemonte e con Conf Agricoltura. Vi ricordo che Telecupole si può seguire sul canale 15 del Digitale Terrestre, sulla piattaforma Sky al numero 845 e su TV Sat al numero 422. Un buon proseguimento con i nostri programmi e arrivederci alle prossime edizioni di Obiettivo Agricoltura. La trasmissione è stata offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent.